I vostri soldi è presentato da Banca Stato e da Helvetia, la sua assicurazione svizzera. Buonasera a tutti, ben ritrovati ai vostri soldi speciale PMI. In che modo un'azienda può tutelarsi e gestire i rischi nel migliore dei modi? E ancora, quanto è importante in questo senso svolgere con regolarità i cosiddetti check assicurativi? Beh, di questo e di tanto altro parliamo in questa puntata, ma prima ascoltiamo insieme questa breve testimonianza. La realtà imprenditoriale che siamo venuti a trovare oggi a Lugano è un'azienda secolare, un'azienda attiva dal 1916 nel settore dei traslochi e dello stoccaggio merci. La nostra attività è storica sul territorio, ci occupiamo di traslochi, abbiamo due grandi, diciamo, reparti, siamo suddivisi fra traslochi, sia locali che internazionali, e il reparto dei depositi, quindi abbiamo diversi tipi di possibilità di stoccaggio merci, in particolare lavoriamo con il sistema dei container, che è molto interessante. Una realtà dunque consolidata, la Bolliger & Tanzi, che impiega una cinquantina di collaboratori e che non dimentica l'importanza di essere ben assicurata. Direi che è alla base del nostro lavoro. Sarebbe diciamo singolare se nel momento in cui prendiamo uno scenario, mi presento a casa di un cliente per parlare del suo trasloco, lui non mi domandasse se abbiamo la copertura assicurativa, visto che trasportiamo merci di altri. Quindi è assolutamente importante, sì. Essere assicurati è dunque una condizione imprescindibile per l'attività di questa azienda, ma è altresì fondamentale esserlo nel modo corretto attraverso continui controlli. Facciamo dei controlli abbastanza, diciamo, capillari delle polizze assicurative che abbiamo. Come si può immaginare, nel nostro ambito siamo assicurati per tantissime cose, dagli stabili, ma principalmente per le merci che trasportiamo dai nostri clienti, quindi i loro arredi e i loro complementi d'arredo, ma gli stabili, i veicoli, gli stabili di terzi, i nostri, le merci che depositiamo, quindi abbiamo veramente tante cose da controllare e tante coperture assicurative. Facciamo questi check perché le esigenze cambiano, cambiano i valori, cambia anche un po' il tipo di trasporti che eseguiamo, quindi sulla base di questo periodicamente con la compagnia assicurativa dobbiamo ricontrollare le polizze che abbiamo. Grazie naturalmente a Luana Bolliger per questa testimonianza e anche ai suoi genitori, fondatori dell'azienda. Mandiamo un caro saluto ad Arthur e Claudia Bolliger. E noi diamo il bentornato al nostro ospite. Buonasera e bentornato Tito Solari. Buonasera anche da parte mia. Ricordo, agente generale assicurativo Helvetia, Assicurazioni Lugano. Allora Tito, com'è possibile scoprire se una piccola e media impresa è adeguatamente assicurata, insomma, è in grado di gestire poi i rischi? Oggi viviamo in un mondo in continuo cambiamento, per analogia anche i rischi ai quali è sottoposta un'azienda. Pensiamo per esempio ai rischi informatici, come sono evoluti negli ultimi anni, in cui una copertura che poteva essere adeguata 5 anni fa, oggi probabilmente non lo è più. Per questa ragione un check assicurativo, un'analisi delle coperture assicurative è necessario anche farlo regolarmente. Ecco, ha proprio detto la parola magica, check assicurativo. Ecco, in che cosa consiste, proprio brevemente? Check assicurativo è un'analisi dei rischi a cui l'azienda è sottoposta, certo, quotidianamente rispetto alle coperture proposte dalla compagnia assicurativa. Ci sono compagnie che propongono un check assicurativo online per avere una prima idea e questa può dare dei consigli di base, poi è consigliabile fare un'analisi con un consulente assicurativo specializzato che analizza la tipologia di attività, quali rischi è sottoposta e da qui si verifica le coperture, se sono adeguate o no. Da qui può anche scaturire delle sovra o sottocoperture e anche magari se sovracoperture delle riduzioni di... È anche quello. Ma per esempio, quando svolge questi tipi di controlli, ecco, quali sono le principali lacune che un'azienda, insomma, può venire a trovarsi dopo aver svolto questi tipi di controlli? Lacune possiamo trovarle un po' in tutti gli ambiti assicurativi. Principalmente quelle che vediamo più spesso sono delle somme assicurate non adeguate
o addirittura anche degli ambiti che non sono coperti. Questo scaturisce spesso da degli eventi o delle modifiche all'interno dell'azienda, come un'evoluzione importante del numero degli impiegati, degli acquisti di macchinari che non vengono annunciati, cose di questo genere, e qui ci si può trovare con delle coperture che non sono più in linea con certo. I rischi. Quello che ci raccontava insomma, l'imprenditrice prima, no? Allora, assicurare tutto naturalmente non è possibile, insomma, è utopico, ma dalla sua esperienza quali sono insomma, quelle polizze che proprio sono necessarie? Vi sono già alcune coperture che sono obbligatorie e definite dalla legge, pensiamo nell'assicurazione di persone, l'assicurazione infortuni, il secondo pilastro. E a seconda dell'ambito ci sono delle coperture come la responsabilità civile aziendale che è obbligatoria. Dopo anche qui, in funzione dell'ambito in cui è attiva l'azienda, ci sono delle coperture che sono necessarie o molto importanti. Pensiamo a assicurare l'inventario, l'assicurazione dei trasporti, macchinari, rischi informatici, certo. Cose di questo tipo. Gli ambiti sono veramente molti. Allora, diciamo anche che assicurare i rischi ha un costo, no? Naturalmente. Ecco, di quali rischi però può farsi carico l'azienda? Sempre dalla sua esperienza. L'azienda deve valutare col proprio consulente assicurativo quali sono le sue specificità e qual è la sua capacità anche ad assumere autonomamente certi rischi, ciò che è possibile. E in funzione di questo starà il consulente a proporre delle coperture e il rispettivo costo. In base a questo l'azienda deciderà con conseguenza di causa. Allora, siamo proprio in chiusura, ma la domanda a questo punto devo fargliela. Ogni quanto tempo andrebbe fatto un controllo delle assicurazioni stipulate? Dicevamo all'inizio, il mondo cambia, le aziende anche, dunque è importante farlo regolarmente. Per rispondere in modo generale, almeno una volta all'anno è un consiglio, dopo in funzione anche qui del tipologia dell'azienda o dei cambiamenti che essa può vivere, questa frequenza può essere più elevata o meno elevata. Grazie mille Tito Solari per essere tornato a trovarci. Noi per questa sera terminiamo qui. Vi ricordo che se desiderate approfondire, la mail è i vostri soldi @teleticino.ch. Settimana prossima parliamo un bellissimo tema di come pianificare al meglio le nostre vacanze. Grazie per averci seguito e una buona serata. Arrivederci. I vostri soldi è stato presentato da Banca Stato e da Elvezia, la sua assicurazione svizzera.